Pace e bene a tutti nella divina volontà. Ecco, ringraziamo proprio Gesù della sua presenza e vogliamo proprio consacrare tutto alla Madonna proprio. E chiedo veramente alla Mamma Celeste che con le sue preghiere, con le sue suppliche, ottenga proprio da Gesù un dono illimitato di Spirito Santo. Allora chiediamolo tutti insieme dicendo: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, adesso chiediamo proprio che venga San Michele con gli angeli a annunciare proprio il Santo Vangelo e ad aprire il cuore e le orecchie proprio all'annuncio di Gesù, perché possiamo conoscere e amare Gesù, adorarlo sempre di più. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e l'insidia del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena e ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per perdere le anime. Padre Santo, nel nome di Gesù, fa che tutto in noi sia restaurato dallo Spirito Santo. Fa che tutto in noi sia restaurato dallo Spirito Santo. Fa che tutto in noi sia restaurato dallo Spirito Santo. Ecco, ringraziamo veramente Gesù che ci dà la grazia proprio di pregare insieme, e se noi potessimo vedere le meraviglie che Dio fa mentre noi preghiamo, piangeremmo di gioia proprio di quella gioia che viene dallo scoprire l'amore infinito di Dio che fa cadere tutte le tue catene, tutte le tue difese, perché ti riempi di Spirito Santo proprio, e ti proprio ricolma di Spirito Santo. Allora ecco, fra pochi giorni è Pentecoste, e questa sera voglio proprio annunciare nel nome di Gesù che il Sacro Cuore risana i cuori affranchi e fascia le loro ferite, ma in particolare lo fa donando il dono dello Spirito Santo. Allora, in molti punti della terra, in molte comunità e chiese anche non cattoliche, in questo ultimo secolo sta avvenendo un'esperienza che si chiama esperienza del battesimo in Spirito Santo, che è proprio una riscoperta del vivere nella potenza dello Spirito Santo, di sperimentare che il Vangelo che si annuncia grazie allo Spirito Santo diventa reale, e quindi quello che accadeva nel Santo Vangelo quando Gesù proprio si muoveva sulla terra, accade anche oggi per mezzo dello Spirito Santo che Gesù stesso ci invia nel suo nome. E in tante denominazioni anche cristiane per battesimo e Spirito Santo si intende proprio questa esperienza potente dove scende lo Spirito Santo dopo una preghiera e si comincia a cantare in lingue secondo questo carisma dello Spirito Santo, e poi la vita della persona viene trasformata. E veramente ci sono testimonianze in tutta la terra, in tutte le chiese di questo, ma io credo che lo Spirito Santo sta facendo questo proprio perché vuole che si proprio crei un'unica chiesa sotto un solo pastore che è il Santo Padre. E allora lo Spirito Santo è partito, ha riacceso il fuoco proprio suo, dello Spirito Santo, in tante comunità, in tante chiese, proprio perché, come dice San Paolo, voi siete stati battezzati in un solo spirito e quindi siete un solo corpo. Allora
lo Spirito Santo sta battezzando tutti per rifare di tutti noi un solo corpo sotto un unico pastore che è il pastore della Santa Chiesa Cattolica che è il Papa, no? Questo è quello che io credo profondamente e veramente. Allora, nella Chiesa Cattolica che dall'inizio ci insegna proprio, no? San Paolo dice che è colonna e sostegno della verità, invece il battesimo in Spirito Santo non si intende proprio allo stesso modo delle altre comunità e delle altre chiese. Perché? Perché la Chiesa è straordinaria, la sposa di Cristo e conosce il cuore di Cristo come nessun altro. Allora, nella Chiesa possiamo dire che il battesimo in Spirito Santo è un po' come, voi vi ricordate che in Atti 2 si parla di quando gli apostoli hanno ricevuto, è avvenuta la Pentecoste, cioè è sceso lo Spirito Santo in lingue di fuoco e tutti hanno cominciato a parlare lingue nuove, tant'è vero che le persone presenti in quel luogo capivano l'annuncio degli apostoli delle opere meravigliose di Dio nelle loro lingue native, eppure gli apostoli non le sapevano parlare quelle lingue native, quindi era un dono, un carisma dello Spirito Santo. Allora, questa Pentecoste che è avvenuta per gli apostoli, la Chiesa ci insegna che avviene ogni volta che si fa la cresima. Allora, la Pentecoste tua personale, che tu lo sappia o no, tu che mi stai ascoltando, è avvenuta il giorno della cresima. Io ho avuto la grazia di vivere il giorno della cresima in una maniera straordinaria. Mi ricordo ancora che sembrava che in chiesa eravamo soltanto io e il vescovo, eppure era piena la chiesa. Però è come se lo Spirito Santo mi aveva proprio rapito. E io mi ricordo che sentivo il vescovo, lo guardavo, ma io stavo vivendo dentro di me un terremoto di grazia, cioè una cosa, avevo mi pare 13 anni se mi ricordo bene, ma una cosa, io ho vissuto la mia Pentecoste personale proprio il giorno della cresima, è per questo che non solo credo a questo perché lo insegna la Chiesa, ma perché l'ho proprio sperimentato. La mia vita è completamente cambiata da quel giorno. Io sono diventato proprio mano a mano un'altra persona, mi ricordo. A un certo punto mi ricordo che un pomeriggio stavo sul letto, non riuscivo a prendere sonno, c'avevo mezza sì, roba di 14-15 anni, insomma dopo la cresima se mi ricordo bene, non riuscivo a prendere sonno, allora avevo sul comodino una Bibbia in lingua corrente. Guarda, solo Dio sa come mi ha portato a leggere la lettera ai Romani. Beh, io mi sono letto, se mi ricordo bene, tutta la lettera quel pomeriggio e quando la leggevo sentivo un fuoco, come dicevano i discepoli di Emmaus, mentre parlava non ci ardeva veramente il cuore. Ecco, io ho fatto questa esperienza e quando ho letto quello che annunciava lo Spirito Santo attraverso San Paolo, io proprio, è come se avessi detto, è questo che voglio proprio. E da quel momento ho cominciato a parlare sempre di Gesù, mi ricordo che parlavo continuamente di Gesù, al punto che io stavo in una comitiva di ragazzi e ragazze e praticamente alla fine stavamo sempre a, cioè stava chi era favorevole a quello che dicevo io, chi era contrario, insomma in qualche modo stavo sempre a annunciare Gesù perché mi ero impazzito in senso bello di Gesù, ma questo grazie allo Spirito Santo. E poi mano a mano il Signore mi ha appunto condotto per le sue sante vie, però io mi ricordo che io ho avuto un'esperienza con la Santa Cresima, una cosa, la mia Pentecoste personale. Allora tu che stai ascoltando invece, magari può darsi che stai pensando invece no, io manco me la ricordo quasi la Cresima, no? Ecco, allora, sia che tu te la ricordi meravigliosamente, sia che manco te la ricordi, sappi che tu la tua Pentecoste l'hai ricevuta, solo che è come un tesoro che hai ricevuto dentro ma ancora oggi non porta o frutto o non lo porta pienamente ancora, perché una volta che Dio ti ha dato un dono non te lo toglierà mai, perché sacramenti una volta che sono dati, cioè uno quando riceve il battesimo è dato, la crisi è data, non è che si può ripetere. Non è
è come la Santa Comunione, no? Che si fa la prima comunione, però si può fare tutti i giorni o tutte le domeniche, no? Ma la Cresima e il Battesimo sono irripetibili. Quindi che significa? Che lo Spirito Santo entra dentro il tuo cuore e magari, tra virgolette, per potersi manifestare a te, o ti si manifesta subito perché ti trova pronto, o addirittura a volte ha la pazienza di aspettarti per anni prima che ti si manifesta in tutta la sua bellezza e la sua potenza, ma non perché non gli va, ma perché è come se tu non avessi la sintonia con lui. E voi sapete che quando io mi voglio collegare a una radio, no? Mettete che adesso io prendo la radio e mi voglio collegare a Radio Mater. E Radio Mater c'è, sta trasmettendo, ma se io non mi metto sulla lunghezza d'onda non mi arriverà niente a me, eppure magari sta tutto il giorno a pregare e poi la notte. Quante grazie, quanti miracoli, quante meraviglie, eppure a me non mi arriva neanche una goccia, perché io non ho preso la lunghezza d'onda. Così io posso aver ricevuto lo Spirito Santo con tutti i doni, i carismi, ma dato che non mi sono sintonizzato con lui attraverso la preghiera, i sacramenti, l'obbedienza ai comandamenti e così via, a me è come se non mi fosse arrivata neanche una goccia, malgrado invece mi è arrivato un fiume d'acqua viva dentro. Però se io non mi sintonizzo con questo fiume d'acqua viva, è come se il fiume d'acqua viva non trova la via per uscire da me e per andare anche sul mondo e sugli altri come grazia, no? Allora questo è molto importante, ti do una bellissima notizia. Se anche fossero 40 anni che hai fatto la Cresima e tra virgolette non ci hai capito niente, nel senso che praticamente sì, ho ricevuto il sacramento, va bene, sono stato confermato, come si dice, no? Ma vabbè, ma nella vita tua che è cambiato? Puoi dire che è stato un momento che ha cambiato la tua vita? Dice no. E allora ti darò una bellissima notizia. Quel dono c'è ancora. Se tu vuoi, lo puoi ravvivare adesso, come dice San Paolo a Timoteo. Ravviva il dono di Dio che hai ricevuto con l'imposizione delle mani. Ravviva il dono di Dio che hai ricevuto con l'imposizione delle mani. Allora il battesimo in Spirito Santo nella Chiesa Cattolica è proprio questo, è fare un percorso di preghiera, di catechesi, per prendere consapevolezza di quello che hai ricevuto nella Cresima e in tutti i sacramenti anche, in modo da poter ravvivare in te tutta la vita dello Spirito Santo, tutti i doni, tutti i carismi, tutti i frutti. È una cosa meravigliosa. E succede che magari tu il giorno della Cresima non hai cantato in lingue, beh, quando fai il battesimo in Spirito ci cominci a cantare, perché lo Spirito Santo c'era già dentro di te, ti aspettava, ma nel momento in cui ti sei sintonizzato, è come Radio Mater, nel momento in cui ti sei sintonizzato cominci a sentire la voce della Radio Mater, così nel momento in cui ti sei sintonizzato meglio con lo Spirito Santo ti ha fatto sentire la sua voce nel canto in lingue, nei frutti, nelle virtù e in tutte le meraviglie dello Spirito Santo. Quindi non ti scoraggiare, ma se anche fossero passati 70 anni dalla tua Cresima, ancora adesso tu puoi rivivere la tua Pentecoste personale. E allora, la Pentecoste personale significa che lo Spirito Santo non rimane più, tra virgolette, relegato in qualche angolino del tuo cuore, ma ne prende veramente possesso come un fiume d'acqua viva, come dice Gesù, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal cuore di colui che crede. Ecco, la sintonia, e la sintonia è il credere. La linea la prendi se tu credi in quello che hai ricevuto, che ti dice la Chiesa, e quindi lo cominci a mettere a frutto con i talenti. Ma se tu hai ricevuto la Cresima quasi un altro po' più perché ti facevano i regali che per la Cresima stessa, tu la Cresima l'hai ricevuta, magari l'hai ricevuta con tutto il rispetto che potevi, ma nella tua vita non ha portato quasi i frutti. Tant'è vero che hai ricevuto lo spirito di fortezza e sei una persona che c'ha sempre paura, ma se hai ricevuto lo spirito di fortezza
com'è possibile che ti fai guidare sempre dalla paura? Allora non lo sai che l'hai ricevuto lo spirito di fortezza, oppure ne devi prendere coscienza meglio. Ma se tu hai ricevuto lo spirito di consiglio, e la Chiesa ci insegna che il dono del consiglio significa il dono dello Spirito Santo, che qui e ora ti fa capire qual è il bene e come lo devi fare. Allora, se tu hai ricevuto il dono del consiglio per fare il bene qui e ora in ogni circostanza, come mai che non indovini una? Non è perché sei stupido o perché non sei bravo, ma perché forse serve pure qualcuno che te lo annuncia, perché tu devi dire, ma figlio caro, figlia cara, ma lo sai praticamente che tu cerchi sempre luce su cosa fare, ma colui che ti illumina sta dentro di te, glielo devi chiedere, gli devi dire proprio spirito di consiglio, Spirito Santo, dammi proprio il tuo consiglio su questa situazione. Quindi sei tu che devi mettere in moto il dono, chiedendolo con la preghiera, desiderandolo, volendolo che ti illumina. Gesù alla Picaretta gli ha detto una cosa importantissima, gli ha detto ricordati che io tante volte vorrei dare dei doni alle persone, ma non glieli do perché so che in realtà non li vogliono. Chi è che di solito dice quanto vorrei il dono del consiglio dello Spirito Santo? Cioè, io di solito per strada non mi capita dentro l'autobus di sentire la gente che dice a un altro, mamma mia quanto desidererei veramente che il dono del consiglio dello Spirito Santo in me sia proprio al massimo grado, proprio mi illumini passo passo. No, sul lato magari vuoi sentire, che ne so, quanto mi piacerebbe che non mi arrivano le bollette, e quanto mi piacerebbe che ci avessi magari uno stipendio un po' più alto, perché era tutte cose lecite. Ma se tu le cose non le vuoi, non le avrai, perché Dio ragiona così. E se non le vuoi, non le chiederai, e se non le chiederai, non le avrai, e se non le avrai, penserai di essere invece che un figlio uno schiavo, e Dio che ti ha abbandonato e a te ci pensa. Ma sei tu che puoi veramente, anche dopo tanti anni, ravvivare in questo momento il dono dello Spirito Santo ricevuto nella Cresima con tutti i suoi doni e carismi. Vi ho già detto che la beata Elena Guerra diceva, noi tante volte facciamo il rinnovo delle promesse battesimali, e lei invece aveva insegnato a rinnovare il dono della Cresima. Perché quello è un dono che c'è sempre dentro di te, ogni volta che preghi, lo chiedi, si ravviva in tutta la sua potenza, diventa sempre più forte. Allora ecco, questo è importantissimo, io sono convinto che proprio l'unità della Chiesa sotto un solo pastore avverrà, come questo lo dice Gesù, solo per opera dello Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo viene dato in pienezza nella Cresima. Guardate, il sacramento della Cresima è di un'importanza. Ovviamente quasi uno dovrebbe mettersi a piangere per come non viene valorizzato e capito. San Francesco si dice che andava nella foresta, San Francesco d'Assisi, a piangere perché l'amore non era amato. Cioè Gesù non era amato. Ecco, noi dovremmo andare nelle foreste e nelle città a piangere perché lo Spirito Santo, oltre che Gesù, non è amato e a volte neanche conosciuto. Vi ricordate negli Atti degli Apostoli, quelle persone che mi pare che arriva Paolo e gli dicono, lui gli dice, avete ricevuto lo Spirito Santo? E loro gli dicono, e non sappiamo manco che cos'è lo Spirito Santo. Infatti poi lui gli imporrà le mani e gli darà la cresima praticamente, gli darà lo Spirito Santo. Allora, nello Spirito Santo si ricevono i famosi sette doni, quelli sono i doni, ma si ricevono anche i carismi e si riceve un cambiamento di vita, perché oltre ai doni e ai carismi, praticamente si ricevono i frutti, ma si ricevono anche delle manifestazioni proprio particolari del Signore. Ho trovato
trovato una pagina che secondo me è molto sintetica, ma è veramente una bomba, e adesso ve la leggo, perché preferisco leggervela io, così la commento in maniera chiara e anche cattolica, perché io sono sempre convinto che noi dobbiamo sempre seguire Cristo e la Chiesa Cattolica, e l'ho preso da questo libro che si chiama La Croce e il Pugnale. Allora, qua a un certo punto si parla dei battesimi e Spirito Santo, e si legge quali sono praticamente i doni e i frutti dello Spirito Santo. Allora si parla prima di tutto, lo Spirito Santo attraverso la cresima, attraverso il battesimo, il Spirito Santo dà la potenza, lo Spirito Santo, voi riceverete potenza dallo Spirito Santo, Atti 1.8. Perché oggi tante persone non vedono la potenza di Dio all'opera? Perché i malati non guariscono? I indemoniati si liberano a volte e così via. Per tutti i misteri che abbiamo detto altre volte. Ma uno dei motivi è che senza la potenza dello Spirito Santo il Vangelo non può diventare attualizzato, perché San Paolo dice il Vangelo è potenza di Dio, cioè potenza del Spirito Santo all'opera. Quindi, la prima cosa, chi riceve il battesimo in Spirito, Atti 1.8, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Quindi primo dono. Secondo dono, avrete un consolatore, Giovanni 14,26. Infatti nelle promesse del Sacro Cuore si dice, io li consolerò in tutte le loro afflizioni. Cioè avrete un avvocato, un compagno divino di viaggio, uno che vi starà sempre vicino, che asciugherà le vostre lacrime, oppure piangerà di gioia con voi. Ma vi rendete conto che significa questo? Scoprire che noi abbiamo lo Spirito Santo sempre con noi, dentro di noi, ma è una cosa, cioè, per questo dico, bisogna proprio annunciarlo il più possibile. Poi, avremo protezione, Atti 16,6, e qua si vede come lo Spirito Santo protegge gli apostoli e li guida in maniera tale da non farsi del male, da non rovinarsi. Quando Dio dice, vi custodisco come pupilla del mio occhio, ma Dio ci custodisce attraverso lo Spirito Santo. Poi, Dio trasformerà la nostra mente. San Paolo dice, chi è guidato dallo Spirito Santo pensa alle cose del cielo, chi è guidato dalla carne pensa alle cose carnali. Allora lo Spirito Santo trasforma, infatti si dice, lo Spirito Santo trasforma la vostra mente, proprio perché possiamo conoscere e amare Gesù ed essere persone spirituali che sono guidate dallo Spirito Santo e non dalle schiavitù. Poi 2 Corinzi capitolo 3 versetti 5-6, 2 Corinzi capitolo 3 versetti 5-6, lo Spirito Santo ci dirigerà non verso la morte ma verso la vita, perché lo Spirito Santo è Signore e dà la vita, quindi guida la vita, non guida la morte, alla schiavitù, all'infelicità. Poi Giovanni 16,13, avremo la verità che ci farà liberi. Poi ci sta Efesini 2,18, avrete accesso al Padre. Cioè, ma vi rendete conto che significa? Sapete cosa significa avere accesso al Padre? Significa che noi, anche se camminiamo sulla terra, la nostra giornata, grazie allo Spirito Santo, la passiamo davanti al trono di Dio, insieme a Gesù e al Padre. San Paolo dice, per il sangue di Cristo avete pieno accesso al trono di Dio per trovare misericordia. Tu ti chiedi come puoi trovare misericordia nella tua situazione.
tu nello Spirito Santo c'hai pieno accesso per il sangue di Cristo al trono di Dio, cioè tu accedi, non ci stanno i portinai che ti fermano, accedi subito al trono di Dio grazie allo Spirito Santo per il sangue di Gesù e parli faccia a faccia con Dio, più di Mosè. Si dice che Mosè parlava faccia a faccia con Dio, ma Dio poi si nascondeva e gli faceva vedere soltanto le spalle, no? Invece noi ci parliamo faccia a faccia grazie al sangue di Gesù. Ebrei lo dice, grazie al sangue di Cristo voi avete pieno accesso al trono di Dio per trovare misericordia e grazia. Cioè, ma vedete quanto è importante sapere sempre di più queste cose? Noi passiamo la giornata e poi la notte davanti al trono di Dio, perché noi siamo familiari di Dio, dice la lettera agli ebrei, e quindi stiamo sempre davanti a Lui. In Dio ci muoviamo ed esistiamo, dice San Paolo. Questo però si capisce pienamente solo col battesimo in spirito, che avviene in particolare con la cresima, perché la Chiesa ci dà la cresima, che ci porta alla pienezza dell'iniziazione cristiana, proprio perché possiamo essere persone che vivono davanti al trono di Dio sempre. E poi avremo la speranza, ma quella speranza che non è soltanto umana, ma è lo Spirito Santo che spera in noi, Romani 15:13. Infatti San Paolo dice, lo Spirito Santo intercede per noi con gemiti inesprimibili, secondo il desiderio di Dio, cioè è Lui che spera in noi e ci fa sperare. Oppure, 2 Corinzi 3:17, dove si parla proprio della speranza e che siamo chiamati a libertà. Allora ecco, vedete che meraviglia. Cioè io vi invito, qualunque sia il vostro cammino, anche se non fate parte del rinnovamento dello Spirito Santo, dei carismatici cattolici, di tutto quello che vi pare, pure se siete fedeli che fate parte, che ne so, di qualunque tipo di spiritualità accettata nella Chiesa Cattolica. La scoperta della cresima e del battesimo in Spirito Santo non è una cosa del rinnovamento dello Spirito Santo. Quello è un movimento che Dio ha fatto nascere proprio perché lo Spirito Santo ci ricordasse sempre di più queste meraviglie della cresima e dello Spirito Santo. Ma non è che è esclusiva del rinnovamento. Si può trovare una persona che è battezzata in Spirito Santo in qualunque gruppo. Perché? Perché lo Spirito Santo l'ha messo a frutto. Lo ha fatto Signore della sua vita. Allora, come alcuni gruppi hanno ricordato nella Chiesa alcuni aspetti, no? L'adorazione eucaristica, il Sacro Cuore di Gesù e così via, così quei movimenti di Spirito Santo sono serviti per ricordare questa verità dell'importanza di pregare, adorare ed essere guidati dallo Spirito Santo, di pregare nello Spirito Santo. Allora ecco, questo è qualcosa di meraviglioso. Allora, l'altra volta avevo detto che oggi avrei cercato di lasciare un po' di tempo per le telefonate, perché l'altra volta, se mi ricordo bene, sono andato diretto proprio, praticamente pochi minuti. Allora, credo che in questo momento ci siano circa 25-30 minuti di tempo. Allora, io credo di aver detto tutto, perché ho parlato dei doni, ho parlato dei carismi, ho parlato dei frutti, ho parlato dei diversi doni che vi ho elencato con tutte le frasi della scrittura, e ho parlato che questa secondo me è la via che lo Spirito Santo sta suscitando, perché solo lo Spirito Santo può riunire tutti in un'unica Chiesa. Perché? Perché lo farà in Spirito Santo e potenza. Allora ricordatevi che, e finisco, a volte noi diciamo che sono stati i protestanti che hanno iniziato in qualche modo agli inizi del Novecento questa esperienza del battesimo in Spirito Santo. In realtà le cose sono andate così, è storico questo. C'era la famosa Beata Elena Guerra, questa suora cattolica, Beata Elena Guerra, che se non mi sbaglio viveva a Lucca. E lei scriveva lettere di fuoco al Papa chiedendo che
invocasse una nuova Pentecoste nell'umanità. Questo Papa, se mi ricordo bene, era, credo, Leone XIII, grandissimo Papa che ha scritto anche la preghiera a San Michele, l'esorcismo di San Michele Arcangelo. Io spero, questo ho detto tra noi, spero, anzi, preghiamo veramente per la fede e preghiera che lo facciano santo questo Papa, perché secondo me ne può avere solo beneficio la Chiesa. Allora, lui a un certo punto fece una supplica proprio, anche un'enciclica sullo Spirito Santo, e chiese una nuova Pentecoste. Poco tempo dopo, in America iniziò il risveglio in ambito protestante, ma chi ha invocato lo Spirito Santo sull'umanità è stato il Papa. Ecco, allora, pensate che Leone XIII era così convinto dell'importanza dello Spirito Santo che non solo ha scritto un'enciclica, ma aveva messo come obbligo di fare la novena di Pentecoste proprio per onorare lo Spirito Santo. Infatti, questa è una cosa importantissima. Allora ecco, io ho annunciato tutto quello che nell'anima lo Spirito Santo mi ha suggerito. Adesso faremo magari ecco un attimo di silenzio, poi se Dio vuole ci possono essere le telefonate, in modo tale che grazie alle vostre domande lo Spirito Santo completerà quello che bisogna dire stasera. Così diciamo lasciamo un po' di tempo anche alle chiamate, agli sms e tutto quanto. E ringraziamo Gesù di tutto. Fa che bene, è stato un piacere sentire la tua canzone sullo Spirito Santo. E per me c'è una riscoperta, quando mi dà una gioia immensa sapere, diciamo, che questo sconosciuto ci dà tanta gioia e fortezza nel nostro animo. Effettivamente stavo riflettendo su quello che lei aveva detto, e spesso nella vita mi sono sempre trovata a dire, perché magari ci metto la buona volontà di fare una cosa e poi mi va male, non mi va nel senso come vorrei, sempre diciamo con la preghiera. Effettivamente lei mi ha fatto capire che non mi rivolgevo a chiedere a Gesù, cioè allo Spirito Santo, ci illumina il mio cuore, la mia mente. Dammi un consiglio, se questa cosa sì, bene, sì, sì. La faccio oppure no? No, guarda, questo è il segreto della gioia, perché ricordati sempre, come diceva, io l'ho letto in un monaco che si chiama, ma non mi ricordo precisamente, comunque lui diceva una cosa molto interessante, e diceva che ogni volta che siamo chiamati ad agire, se noi appunto invocassimo lo Spirito Santo e chiedessimo luce a Lui, noi praticamente saremmo le persone più felici che esistono, anche perché quello che hai detto tu è veramente importante. Allora io adesso ho parlato per esempio, no, di quando una persona deve fare una scelta e invoca lo spirito di consiglio, no? Ma tutti gli altri doni dello Spirito Santo valgono per tutte le cose, per esempio, che ne so, uno scienziato in particolare può invocare il dono della scienza ricevuto nello Spirito Santo, perché gli fa capire il legame fra le cose create e Dio, oppure per esempio il dono della pietà, no? E ti dà proprio la grazia di avere lo Spirito Santo che ti suscita nel cuore la compassione, magari proprio per quelle persone che non riesci a perdonare, quindi dire spirito di pietà, suscita in me veramente l'amore anche per i nemici, no? Oppure per esempio il timor di Dio, noi sappiamo che il timor di Dio libera dalle paure, perché il timor di Dio è il timore della carità, cioè dell'amore di Dio. E San Giovanni dice,
La carità scaccia il timore, scaccia la paura. Quindi quando io ho paura, se dico spirito di timor di Dio, vieni in me, quello spirito non è che mi fa venire il timore, anzi me lo scaccia la paura, perché mi dà il coraggio di Dio. Quindi quello che tu dicevi è proprio importante. È per questo che più noi riscopriamo sempre lo Spirito Santo, e più la nostra terra diventerà un anticipo di paradiso. Grazie infinite, pace e bene. Abbiamo ora Alessio che ci chiama da Firenze. Eccoci Alessio, pace e bene. Pace e bene Don Roberto, come sta? Guarda, ringraziando la Madonna sempre meglio. Bene, 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 mi fa molto piacere di sentire. Grazie. Poi le volevo chiedere innanzitutto la ringrazio, sì, per la sua bellissima riflessione di questa sera, anche quello che ha detto adesso sui doni dello Spirito Santo, che proprio oggi sono stati invocati nella mia parrocchia, qui dove abito io, in provincia di Firenze. C'è stato due gruppi di ragazzi hanno ricevuto la Santa Cresima, e quindi che meraviglia, un'occasione di grazia, certo. Ma è stata veramente due bellissime celebrazioni in due gruppi, sì, causa ora dopo questo periodo di pandemia. Poi a settembre, a Dio piacendo, riprenderà anche il nostro cardinale arcivescovo a venire ad amministrare la confermazione, certo, sì, a fare le cresime, sì, perché in questo periodo ha celebrato solo in cattedrale, perché insomma poi lui per il prossimo anno dovremmo avere anche il nuovo arcivescovo, non lo so, ma entro il 2026 dovrebbe essere nominato il nuovo arcivescovo di Firenze. Un po' mi dispiace perché attendevamo la visita pastorale e purtroppo quando è scoppiata la pandemia non è potuto venire. Comunque mettiamo anche questo nelle mani del Signore. Certo, lasciamo proprio che lo Spirito Santo ci sorprenda. Davvero, ci sorprende anche in questo senso, ecco. Sì. Ecco, volevo chiedere un consiglio. Siccome io, sì, soffro di problemi di attacchi di panico, anche se grazie a Dio molto meno adesso, e di problemi di cefalea tensiva, soprattutto quando mi prendo un po' la preoccupazione per il futuro, specialmente dopo ho perso i miei genitori, perché mio papà è tornato alla casa del padre il 20 giugno 88 quando avevo 12 anni, e mia mamma per un aneurisma il 16 agosto del 2019, così improvvisamente, anche se era già diversi mesi che insomma si era infermata con le gambe, insomma, e poi il Signore ha deciso, ecco, di chiamarla. Sì. Guarda, ti dico una cosa molto precisa. Sì. Allora, guarda, quando ti capita che a volte noi siamo nella pace, e per vari motivi, sia per cose che succedono fuori di noi, e per un evento, per qualcosa, e anche per pensieri che ci possono venire, improvvisamente è come se si attiva in noi la paura, proprio comincia a scatenarsi la paura, il panico e così via. Allora, qua ti dico una cosa importantissima. Qua la guarigione avviene e in base alla sintonia che tu riesci a mantenere con Gesù, perché in quel momento che cosa succede? Che la paura e il panico cercano di toglierti la sintonia con Gesù, perché tu vai su Radio Paura e Radio Panico, no? Sì, è vero, è vero. E cerca, sì, di togliere anche il gusto della preghiera, perché la preghiera si attenua. Sì, no, si attenua perché... Perché quei pensieri tolgono forza alla tua mente e quindi comincia a togliersi la forza per pregare. Invece se tu ti scegli una frase, per esempio ti dico questa, una frase della scrittura che dice proprio, sì, di niente state in ansia, è proprio una frase letterale della scrittura, di niente state in ansia, e tu quando ti vengono questi pensieri te la cominci a ripetere, così mantieni la sintonia con Gesù, di niente state in ansia. Di niente stati in ansia, così tu la sintonia la mantieni, i pensieri che ti arrivano si infrangono su questa parola che tu ripeti, dopo un po' i pensieri brutti se ne vanno e tu sei rimasto con Gesù e nella pace. Certo, grazie, è quella che dice San Paolo, stati sempre, sì,
Bravissimo, di niente sta dinanzia. Ecco, mi pare sia quella, è proprio quella di Paolo e Filippesi. Ecco, quella, ecco, che di, sì, quella che dice non angustiatevi per nulla. Ecco, ma in ogni necessità esponete a Dio. Quello letteralmente significa, è quello lì. Letteralmente di niente sta dinanzia. Ok. Tu prenditela e te la ripeti con calma, in modo tale che i pensieri si infrangono contro questa parola, tu rimani sintonizzato con Gesù, dopo un po' la tempesta passa e tu sei rimasto chiuso nella casa di Gesù e la tempesta non ti ha fatto niente. La ringrazio. Niente, ciao. La ricorderò alla messa pontificale in Duomo domenica mattina, abbiamo il pontificale solenne e invochi anche su di me lo Spirito Santo quando darà la benedizione adesso a tutti. Grazie infinite proprio. Ecco, è un saluto a tutti gli ammalati del suo policlinico, a tutte le persone che ci stanno ascoltando attraverso Radio Mater, e davvero e su tutti gli scende in abbondanza il dono del Consolatore. Davvero, amen. Davvero. Amen. Grazie. La salute, Don Roberto. Grazie, pace bene. Sì, pregherò, guarda, sei tranquillo che pregherò certamente. Ebbene, spero di risentirla al prossimo mese. Sì, va bene. Grazie. Pace bene. Pace a lei, pace bene. Bene, arrivederci. Arrivederci. Ecco, accogliamo ora un'altra telefonata. Abbiamo Maria Grazia da Messina. Eccoci, pace bene. Pronto, padre Roberto. Eccoci. Sulle ali dello Spirito Santo la raggiungo. Eccoci, amen. Lui è venuto qui a casa mia e mi ha portato da lui. Ringraziamo il Signore. Questa tempesta con gioia, perché lo Spirito Santo scende su tutti noi. Rinnoviamo le promesse battesimali, quindi della crescita, perché lo Spirito Santo è il compagno della nostra vita che ci protegge. In ogni attimo della nostra vita noi lo dobbiamo invocare quando ci troviamo in difficoltà di salute, di difficoltà in famiglia. Basta invocare lo Spirito Santo che immediatamente opera nella nostra anima. Però noi dobbiamo aprire una porta. Qua ti dico proprio una cosa, perché hai detto una cosa importantissima. Ecco, lo Spirito Santo è molto legato alla guarigione, anche fisica, perché lo Spirito Santo è dentro di noi, no? Quando noi siamo nella grazia di Dio, lo Spirito Santo è presente in maniera specialissima in noi. Quindi noi dobbiamo proprio chiedere a Lui che da dentro vivifichi, restauri, guarisca tutte le nostre cellule, i nostri organi malati, perché Lui è lo Spirito Santo che è Signore della vita. Quindi se Lui sta dentro di noi e siamo il suo Tempio, noi dobbiamo dire: Spirito Santo, vedi questo fegato, questa parte del tuo Tempio che sta un po' così, prenditi cura del tuo Tempio, guariscilo, no? Ecco, in semplicità, però più noi lo preghiamo, più lo adoriamo, più lo esaltiamo, e come dicevi tu, più vedremo veramente meraviglie di grazia proprio. Padre, mi volevo fare una domanda. Io ho avuto la fortuna di sentirmi da Santa Messa con un sacerdote che tutte le domeniche, durante, fa l'aspersione dell'acqua per il rinnovo delle promesse battesimali. Quando dico una cosa come esperienza personale, quando quell'acqua mi arriva addosso, benedetta, lei non può sapere come io mi sento proprio libera, mi sento serena. Mi può spiegare lei che fenomeno succede in me? Sì. No, ma guarda, questo lo diceva Santa Teresa d'Avila. Santa Teresa d'Avila diceva che l'acqua benedetta è di una potenza proprio incredibile, fa scappare i demoni, i mali,
e ci fa scendere proprio sopra di noi lo Spirito Santo. Quindi quando il sacerdote fa il rito dell'aspersione iniziale la domenica, quella è una potenza, perché succede che lui benedice tutto, quindi tutti i mali, i demoni scappano, vanno via, e la persona si sente liberata dai pesi, si sente praticamente rinnovata, no? Proprio perché grazie all'acqua si rinnova la grazia del battesimo, della cresima, di tutti i sacramenti, no? E quindi è per quello che tu senti quel beneficio, proprio perché è lo Spirito Santo che da dentro di te, grazie al segno dell'acqua, proprio emerge in maniera specialissima, ti benedice e ti fa sentire proprio la sua presenza. Quindi bella questa domanda, sono proprio contento che l'hai fatta, perché è una bomba. Infatti la Chiesa, la Santa Madre Chiesa, fa sì che questo rito dell'aspersione domenicale si possa fare, ed è una cosa potentissima, proprio meravigliosa. Ok, grazie di questa domanda. Eccoci, pace e bene. Pronto? Sì, eccoci. Benvenuta, pace e bene. Pace e bene, padre. Senta, padre, io avevo una figlia malata e ogni volta che dovevo andare dal medico avevo una grave forma di depressione, e pregavo lo Spirito Santo che lo illuminasse perché potessero capire e cercare di che stesse meglio. Purtroppo ha fatto un gesto in consulta e mi è mancata. Allora ti do una bella notizia. E vedi, anche se questa tua figlia, se ho sentito bene, ha fatto questo gesto in consulto, però sicuramente lo Spirito Santo l'ha assistita in punto di morte, perché tu lo pregavi, no? E ricordati che lo Spirito Santo è fedele fino alla morte, è fedele per l'eternità. Quindi io sono sicuro, in fede naturalmente, ho questa fiducia, che lo Spirito Santo, grazie alle tue preghiere, l'ha assistita, perché ricordati che molti santi dicono, e mistici, che nell'ultimo minuto della vita Dio si manifesta alla persona proprio perché possa essere accettato pienamente, perché la persona si possa salvare. Quindi io sono sicuro che Dio ha tenuto conto delle tue preghiere, proprio perché lo Spirito Santo, come avvocato, ha assistito tua figlia in punto di morte perché non ricevesse un giudizio di condanna, ma di misericordia, ok? E questo è confermato da diversi santi, perché anche il santo curato d'Ars aveva una donna che andava in chiesa e ogni volta era sempre angosciata perché suo marito si era buttato dal ponte e si era suicidato, e lei non riusciva a darsi pace. Fino a quando un giorno lui ha detto: tuo marito nel percorso fra il ponte e il fiume ha chiesto perdono a Dio mentre cadeva, no? Quindi si è salvato, ok? Quindi io sinceramente ho proprio fede nel dirti che sono proprio fiducioso che lo Spirito Santo l'ha assistita, perché se tu che sei donna e madre l'avessi assistita più di tutti, immagina dello Spirito Santo che è Dio e che c'ha un cuore infinito. Quindi io ti consiglio di affidarti a Dio, di stare nella pace, di pregare per questa creatura, perché sono sicuro che lo Spirito Santo, chi spera in Dio, non rimane deluso. Perché anche lei pregava tanto. Sì, hai pregato tanto, ma il percorso di tua figlia non è finito, perché è finito quello della terra, ma quello dopo magari lei potrà dire che ha bisogno di preghiere, no? Quindi ricordati che l'amore non è soltanto qui sulla terra, l'amore si manifesta anche attraverso le preghiere, quindi tu continua a pregare, perché tua figlia sicuramente sente il calore delle tue preghiere, no? Dobbiamo avere questa fiducia, questa speranza. Quindi alza gli occhi al cielo, non li tenere più verso il tuo problema, perché ricordati che lo Spirito Santo è grande e di solito le persone per cui si prega si salvano, perché praticamente tante volte questi gesti si fanno non perché uno veramente disprezza la vita, ma magari perché ha delle sofferenze tali
che viene accecato da quel dolore e fa un gesto inconsulto, ma Dio tiene conto delle circostanze, nella morale si tiene conto anche delle circostanze per giudicare il cuore di una persona, non basta soltanto l'atto. Quindi io nel cuore ti dico, proprio perché ci credo, non è che te lo dico per consolarti, te lo dico proprio perché ci credo, per me lo Spirito Santo ti farà una bella sorpresa quando andrai in paradiso. Grazie Padre. Niente, grazie a Gesù e allo Spirito Santo, e pregherò tanto per te e pure per tua figlia, proprio di cuore ci pregherò. Ciao cara figlia grazie. Di Dio. Ciao, grazie. Pace bene. Pace grazie. Bene. Prego. Eccoci, pace bene. Pace bene Don Roberto, io sono una silenziosa, ascolto, però non è perché non voglio chiamare, no. E perché adesso è un'altra linea, e quindi se io chiamo voi, chiami il radio, si spenge e non ascolta più la radio. Ah, capito? Ho capito. Solo per quello. Comunque io sono contentissima di sentire Don Roberto, perché sto bene, perché sono un po' inquieta per i miei figli. Però quando ascolto sì. lei, poi mi sono molto più tranquilla. E guarda, ringraziamo proprio lo Spirito Santo, sono felice di questo. E poi guarda, è una cosa importante, scegli proprio una preghiera alla Madonna e consacra ogni giorno tutto quello che ti appartiene, in particolare i figli, al cuore immacolato, perché vedrai che il cuore di madre di Maria, né dentro il tuo, ti darà quella pace e quella forza proprio per stare sempre in pace, proprio lo vedrai, scegli proprio una preghiera alla Madonna e ogni giorno consacra tutti al cuore immacolato, perché a Fatima ha detto la Madonna che Gesù ha stabilito che il mondo si salvi attraverso il cuore immacolato e anche i figli, quindi sì, Don Roberto, ringrazio Dio perché alla mattina mi alzo presto e tutti i giorni, fino a quando Dio vorrà, io vado sempre in chiesa, perché se no sarei inquieta, cattiva. Invece faccio questa cosa e mi sto un pochino meglio. Ringraziamo Dio, sono felice. Ringrazio Dio, sì, è lo Spirito Santo. Faccio tante preghiere quelle dello Spirito Santo. Specialmente durante la messa. Sì. Cioè il libricino e io dico quelle preghiere. Però vedi, mi capita di dire le preghiere, però nello stesso tempo faccio altri pensieri. Cioè non sono costante. Sì, leggo, prego, però non so come spiegarmi. Sì, no, ma ho capito, non ti preoccupare. No, ma guarda. E di pensieri ne possono venire tanti anche durante la messa, no? La cosa importante è i pensieri sono problemi quando sono volontari, ma quando sono subiti, che uno non li vuole, i pensieri non ti fanno nessun male. L'importante è rimanere sintonizzato appunto ascoltando la messa, concentrati nell'ascoltare appunto la liturgia, e perché ricorda di Sant'Ignazio diceva: e un milione di pensieri cattivi, all'incirca diceva così, un milione di pensieri cattivi se non gli dai la volontà non ti possono portare all'inferno, così come un milione di pensieri buoni se non gli dai la volontà non ti possono portare in paradiso. Quindi tu conserva la volontà in Dio, rimani serena, i pensieri poi andranno via e tu invece rimarrai con Gesù e rimarrai nella pace. Alleluia. Alleluia. Senti, per favore, mi puoi mettere i miei figli domani quando dici la messa? Certamente lo farò, certamente, sì. Si chiamano Angela, Pietro, Antonio e 4 miei nipoti. Va bene, lo farò, di cuore proprio. Ti ricordi? Sì, non ti preoccupare, ho già messo l'intenzione, già quelli che hai detto li ho già messi sull'altare, quindi è già, diciamo, messa davanti al trono di Dio. Grazie. Ciao, pace bene. Pace bene, pace bene. Alleluia, pace bene. Ciao.
Abbiamo un'altra telefonata da Milano, prego. Eccoci, pace bene. Pace bene. Con la vita di Milano ho 83 anni quasi. Sì. Ho fatto una vita spirituale normale, finché non sono entrata in una chiesa in Milano dove lo Spirito Santo era richiamata. Per cui ho fatto tutto un cammino spirituale e lei adesso mi ha dato una gioia bellissima, ricordando tutti i percorsi che avevamo fatto ora e anche quello che lo Spirito Santo mi ha dato in tanti anni. E io la ringrazio guarda, perché avevo bisogno di questa rievocazione che ha fatto lei. Guarda, io ringrazio insieme con te Gesù e ringrazio anche te per questa bella testimonianza veramente. E io ti benedico, come benedico anche tutti, proprio perché lo Spirito Santo ti dia sempre più questa esperienza, sempre più questa gioia, questa commozione. E veramente, grazie per questa testimonianza proprio. Grazie. Niente, pace e bene, cara figlia. Grazie. Ciao, cara figlia di Dio, pace e bene. Pace e bene. Era Don Roberto e tutta la famiglia di Radio Mater, perché spesso ci viene presentato lo Spirito Santo come un dono, non come Dio qual è. Io non lo so se ho ricevuto lo Spirito Santo, perché sono sempre in ansia, infelice e dubbiosa. Preghi per me, invochi lo Spirito su di me, ne ho tanto bisogno. Lucia. Sì, allora, cara figlia di Dio Lucia, lo Spirito Santo l'hai ricevuto sicuramente, magari non lo senti, perché te lo impedisce di sentirlo l'ansia, la paura e l'angoscia, ma sicuramente tutti noi che stiamo ascoltando pregheremo che lo Spirito Santo scenda su di te, perché la voce dell'ansia e della paura diventino sempre più tenui fino a non sentirle più, e invece lo Spirito Santo diventi la voce che ti rapisca il cuore, come diceva San Francesco, rapisca, ti prego Signore, l'ardente forza del tuo amore, la mente mia da tutte le cose. Ecco, io ti benedico perché lo Spirito Santo ti rapisca la mente da tutte le cose brutte e te la tenga fissa in Gesù Cristo proprio. E adesso vi do tutti la santa benedizione. Prima magari già la benedizione, leggo ancora quest'ultimo messaggio, sì, che dice, sì. Possiamo invocare lo Spirito Santo per guarire dalle malattie fisiche, Marina? Non solo possiamo invocare lo Spirito Santo per guarire dalle malattie fisiche, ma dobbiamo, perché lo Spirito Santo è colui che prende quello che Gesù ha fatto sulla croce, quindi Gesù ha preso tutte le malattie per guarirle. Lo Spirito Santo è quello che prende la guarigione di Gesù e la comunica al nostro corpo. Quindi è Lui il comunicatore di tutte le grazie di Gesù. Quindi è giustissimo quello che hai pensato. Pregalo e chiediglielo con tutto il cuore. Ecco, allora adesso attendiamo la sua benedizione. Sì, il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di tutti i santi, gli angeli in particolare, della Vergine Santa, sposa dello Spirito Santo, scenda la benedizione di Dio Onnipotente su tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti nella Divina Volontà.